Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le Idee. Oggi parleremo dell'austerità. Negli scorsi video abbiamo parlato della crisi economica mondiale del 2008 e della sua prosecuzione nell'eurozona negli ultimi anni. Nell'area della moneta unica, infatti, la crisi è ancora in corso e molti paesi faticano a riprendersi. La disoccupazione resta alta e la produzione bassa. La ricetta adottata per uscire dalla recessione è quella del rigore e dell'austerità. Vediamo di cosa si tratta. Le crisi non sono certo un evento raro nella storia economica. Nell'ultimo secolo ce ne sono state di diverse, a partire dalla Grande Depressione del 1929. Per uscirne, il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt varò un ambizioso piano di riforme chiamato New Deal, nuovo corso, che cambiò radicalmente il rapporto dello Stato con l'economia. Se prima l'intervento dello Stato nel sistema economico era ridotto al lumicino, ora esso ricopriva un ruolo di primo piano. Infatti Roosevelt diede il via a una serie di investimenti nelle infrastrutture e a diverse riforme sociali, impegnando enormi quantità di fondi pubblici al fine di far ripartire il sistema dell'economia americana. Il New Deal era ispirato alle teorie di un celebre economista, John Maynard Keynes, il quale sosteneva che in periodi di crisi lo Stato deve aumentare la propria spesa per sostituirsi alla minore domanda di beni da parte dei privati. E per farlo può anche accendere nuovi debiti, a patto che li ricopra in periodi di espansione economica. In questi anni nell'eurozona si sta facendo esattamente l'opposto. A fronte di una delle peggiori crisi di sempre, l'Unione sta chiedendo agli stati più in difficoltà di risanare i loro bilanci tagliando le spese. Sarete tutti d'accordo che questo è un coltello molto speciale. Accade questo perché la speculazione finanziaria ha preso di mira i titoli del debito di alcuni stati. Questi paesi hanno corso il rischio di non riuscire più a ripagare il loro debito, perché i mercati hanno iniziato a pretendere tassi di rendimento molto alti, anche a causa del modo in cui è strutturata l'unione monetaria e dei meccanismi dell'euro, di cui abbiamo parlato in un altro video. Con le turbulenze finanziarie è iniziata anche una lotta politica tra i paesi del Nord Europa, considerati virtuosi perché hanno i bilanci più solidi, e quelli del Sud Europa, i cui conti sono in condizioni peggiori. A questi è stato chiesto di rispettare i cosiddetti parametri di Maastricht, sanciti dall'omonimo trattato del 1992. Ma raramente rispettati finora. Le principali regole che impongono alle finanze pubbliche sono due: una sul deficit e una sul debito. Il deficit è la differenza tra le uscite e le entrate del bilancio statale. Naturalmente, se le uscite superano le entrate, il buco viene ricoperto emettendo nuovo debito. Per questo motivo, nel trattato è stato previsto che esso non possa superare il 3% del PIL. Anche se in passato questo tetto non è stato rispettato nemmeno da quei paesi che sono considerati virtuosi. L'altro parametro riguarda il debito pubblico, che non deve superare il 60% del PIL, anche se molti paesi europei superano questa soglia. Recentemente, per far applicare questa regola, è stato firmato un altro trattato, il Fiscal Compact, che prevede la riduzione a tappe forzate del debito in eccesso. Tutte queste regole sono state definite con la convinzione che solo un'economia con i fondamentali solidi e i conti a posto possa competere nel mondo globalizzato e aspettarsi una crescita costante nel lungo periodo. Gli economisti di scuola keynesiana, dal canto loro, ritengono che il rapporto debito-PIL possa essere abbassato soltanto agendo sul denominatore, puntando quindi sulla crescita del prodotto interno lordo in modo che il debito, in proporzione, rappresenti un problema minore. Se hanno ragione i fautori del rigore o i sostenitori di Keynes, solo il futuro saprà dircelo. L'ordine mentale nella sfera di cristallo si basa su liberare l'occhio interiore. Solo allora potrete vedere. Ciò che sappiamo è che la situazione è grave. Nei paesi del Sud Europa la disoccupazione resta molto alta, l'industria è in declino e le prospettive per il futuro non sono affatto rose. Solo con coraggiose e nette scelte politiche potremo uscire dalla palude in cui siamo finiti. Usciremo mai da questa crisi? Che misure andrebbero prese per rimettere in moto l'economia? Ditecelo nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Muovete le idee.
sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation.